Per quanto riguarda le dosi da produrre, i tempi, noi abbiamo avuto dall'intervista fatta a Rai 3 dal direttore del Fondo Sovrano Russo una cifra di 10 milioni e un periodo che era quello di inizio estate, luglio. Chiaramente non sono un tecnico e quindi preferirei che da questo punto di vista il dottor Di Naro desse più informazioni, anche perché noi abbiamo chiaramente delle informazioni molto generiche. 10 milioni di dosi è un potenziale che potrebbe generare qualora le aspettative rese tocchino valori all'incirca del 99%. E quindi facendo alcuni conti sui terreni, sulle crescite, sulle varie purificazioni, questo è assumendo quindi un best case, questo potrebbe essere il potenziale che ADN potrebbe fornire nell'anno a seguire, quindi 2022. 2021, lo ripeto, è ancora, sarà dedicato a capire, a preparare tutto, a certificare con le local authorities la bontà del prodotto per qualità, avere le certificazioni, quindi al rilascio, e fatto questo, tutto questo nel frattempo saremo in grado di dire saranno 10, saranno 9, saranno 8 milioni le dosi che produrremo. Ma ora no. Bisogna essere, io per quello che insieme al dottor Trani abbiamo detto, specifichiamo bene queste cose perché non vogliamo illudere la gente. È un tema veramente molto complesso, in cui è facile non comprendere perfettamente i processi e i numeri legati ai processi. Ciò detto, e avere l'opportunità di far chiarezza insieme per noi è un momento importante, per cui insomma credo sia Io essenziale per tutti.